Salve miei cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Lost Mystery. Oggi dobbiamo salvare Zonko. Bilton Beams, il proprietario dell'emporio degli scherzi di Zonko, ha bisogno del tuo aiuto. Riuscirai, con l'aiuto dei tuoi amici, a evitare che Zonko chiuda per sempre? Non lo so. Andiamo a scoprirlo insieme in questo fantastico video. Sì, c'è il coso dell'avversario, bla bla, speciale, Corvo Nero, non ci interessa assolutamente nulla. Devo però dire che non è la prima avventura che facciamo a Zonko. Abbiamo già salvato in passato il negozio di Zonko, non mi ricordo da cosa, e oggi ha un nuovo problema. Se le voci che girano sono vere, è una tragedia. Che peccato, mi mancherà tutta la gioia che provavo varcando quella porta. Beh, speriamo di riuscire a evitarlo, no? E ci riusciremo. Spoiler! Spero che queste voci siano vere, per una volta. Detesto quel posto. Quindi non a tutti piace Zonko. Molto interessante. Beh, basta che non ci metti piede in teoria, no? Tulip ovviamente devastata. Rocky Balboa è terribile. Scusate, c'ho un po' di rocciline. Che tragedia. Anche Tonks devastatissima. Una catastrofe. Che succede? Si è fatto male qualcuno? Cosa è successo? No, stanno tutti bene, per ora. Ma forse non mi riprenderò mai dallo shock. Ditemi tutto, che succede? Ho sentito delle voci di corridoio, Rocky Balboa. Se sono vere, la situazione è disperata. Non ho capito, calmatemi e ditevi che cosa vi sconvolge tanto. E quindi iniziamo subito con un'oretta di energia. Rapido e indolore, l'emporio degli scherzi di Zonko è chiuso. Sì, e le voci che girano sono vere. Bilton Beams lascerà il settore. Per sempre. È terribile, Rocky Balboa. Dove andremo a comprare le cacabombe, la polvere rottosa, i frisbee zannute e le tazze di tè Moro di naso, i dolci singhiozzini e tutto ciò che dà valore a questa altrimenti triste vita? Non pensi che la chiusura di Zonko sia la notizia più sconvolgente della tua vita? Beh, è inaspettato, però, cioè, chi se ne frega, è molto inaspettato. Pensavo che Bilton Beams amasse Zonko, e non mi pare una cosa da lui lasciare l'attività in questo modo. Esatto, Rocky Balboa, non ha senso. Non so cosa farei se Zonko chiudesse per sempre. Dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Non possiamo lasciare che Zonko chiuda per sempre senza saperne il motivo. Dobbiamo scoprire il motivo dietro questa cosa imprevedibile di Bilton. Vi aiuterò. Grazie, Rocky Balboa. Ci vediamo a Hogsmeade appena sei libero. Appena ci sarà un weekend a Hogsmeade, vorrei dire. Andremo da Zonko, parleremo col Bilton e scopriremo cosa sta succedendo. E quindi non indugiamo e andiamo a vedere subitissimo. Tra l'altro, la nuova animazione, cioè la nuova copertina iniziale del gioco è bellissima, non trovate? Io la adoro. C'è Penny, c'è quell'altra tizia che non mi ricordo come si chiama, c'è... cosa? Ah, non siamo veramente entrati a Zonko, siamo ancora fuori. Closed. E ci sarà scritto qualcosa in una calligrafia illeggibile. E loro due sono tristi e depresse. Grazie per aver deciso di aiutarci, Rocky Balboa. Dobbiamo capire nel dettaglio questa situazione in cui si trova Zonko. Certamente, è inaspettato, perché l'ho detto prima, probabilmente fatemelo sapere, che Bilton voglia lasciare l'attività. Dobbiamo sapere il motivo. Sembra proprio che Zonko sia chiuso, ma buongiorno, te lo dirà forse l'enorme cartello? Speravo che fosse solo un incubo. Ma perché? Perché Bilton Beams getterebbe alle ortiche il lavoro della sua vita? Guardiamoci intorno, magari troviamo qualche indizio. E quindi altre 3 orette di energia. C'è un biglietto sulla porta su cui c'è scritto che Bilton lascia l'attività per sempre. Dice: "Lascio l'attività e non tornerò. Grazie per il sostegno che mi avete dato negli anni." È terribile. È proprio come temevamo. Che cosa può aver spinto Bilton a lasciare tutto? Forse è stato obbligato da una congrega segreta di maghi e streghe oscuri. Perché una congrega segreta dovrebbe far chiudere il negozio di Bilton? Perché sono cattivi. Potrebbe avere problemi economici? Mi è sempre parso che l'attività andasse a gonfie vele, ma chi lo sa se era così? Tu cosa ne pensi, Rocky? Quale teoria ti piace più plausibile? Nessuna delle due, cioè una congrega segreta, un negozio di scherzi? Non ha pagato il pizzo? Problemi economici direi di no.
A dire il vero, penso che nessuna delle due teorie sia plausibile. Forse è inutile campare teorie in aria ora, meglio informarci bene. L'unico modo che abbiamo per sapere come mai Bilton Bilum sta chiuso è trovarlo e chiederglielo. Ma dove sarà? Dite che è ancora Hogsmeade. Forse qualcuno in città lo sa? Giusto, Rocky Balboa. Chiediamo in giro se qualcuno sa dove è Bilton. Qualcuno deve rimanere qui nel caso in cui torni al negozio. Posso starci io, che non faccio niente, meno per una volta, no? Forse è meglio se io e tu li prendiamo in tre manici di scopa per chiedere se qualcuno ha visto Bilton. Tonks, tu resta qui nel caso in cui torni al negozio. Sarebbe stato carino che avessi potuto scegliere, però vabbè. Troveremo Bilton Bilms. E quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subitissimo ai tre manici di scopa. Prima però prendiamoci la cioccolana, che non si sa mai e non ce l'avevamo già, ma perché la collezione è nuova. E quindi entriamo ai tre manici di scopa a chiedere di Bilton e a scoprirne un pochettino di più. Quanta gente ci vuol parlare. Povero uomo, non si meritava una grana simile. Che faccia tosta ha quella donna a raccontare menzogne. Prendete posto dove volete, tanti tavoli sono vuoti. Sì, l'ho notato, tipo tutti tranne uno. Forse al piano di sopra qualcuno c'è? No, è tutto vuoto qui, io non lo so. Non vedo Milton da nessuna parte. Immagino che non sia qui. Sì, ma in realtà non c'è tipo nessuno. Vedo solo qualche cliente piuttosto contrariato e credo che anche Madame Rosmerta non stia benissimo. Chissà come mai c'è questa brutta atmosfera. Hai qualche teoria, Rocky Balboa? Saranno finiti tristi per Zonko, abbiamo letto prima. Forse sono tutti tristi che Zonko chiude? Può essere, in effetti Zonko è un'istituzione del posto. Se tutti fossero davvero tristi per la cosa, allora Bilton è più amato di quanto pensassi. Salve, Rosmi, dolce Rosmerta. Salve cari, mi scuso per l'atmosfera piuttosto cupa. Cosa posso portarvi? Magari una bella pinta di burro birra? Stiamo cercando Bilton Beams, l'ha visto? Purtroppo no, o almeno non da quando abbiamo saputo che Zonko chiude. È per questo che siete tutti tristi. Povero Bilton, non se lo merita. Avevi ragione a quanto pare, Rocky Balboa. Tutti sono tristi per la notizia della chiusura di Zonko. Adesso dobbiamo solo scoprirne il motivo. Può aiutarci a trovare Bilton Beams, Madame Rosmerta? E sa come mai ha deciso di chiudere l'emporio degli scherzi di Zonko all'improvviso? Vi dirò quel che so, ma è iniziato tutto dall'ultimo numero della Gazzetta del Profeta. E il che ci costerà 8 ore di energia, no? 3 orette, ok. Basta una recensione negativa a spingere Bilton Beams a chiudere la sua attività? Lo dubito, è un uomo forte. È raro che Bilton si faccia influenzare dal parere delle persone, ma gli affari vanno male in tutta Hogsmeade da quando Rita Skeeter ha pubblicato la sua terribile recensione. Ha scritto male di tutti noi, ma sembra che abbia dato il peggio di sé con Bilton. Poco dopo questo fattaccio, ci siamo accorti che Zonko era chiuso e non abbiamo più visto Bilton da allora. Si è depresso, ho capito. Ma è terribile! Vedo che Rita Skeeter ha deciso di ampliare i suoi orizzonti. È passata da scrivere notizie discutibili a pubblicare recensioni discutibili. Sembra di sì, spero che non diventi una costante. Chi lo sa. Grazie per averci detto quel che sa, Madame Rosmerta. Ha qualche indizio che potrebbe aiutarci a trovare Bilton Bilms? Una volta sono esplose per sbaglio delle pallottole puzzole nel suo armadio e ha bruciato tutti i vestiti per eliminare l'odore. What? Ma poi ha finito per dare fuoco a tutta la casa. Sì, mi ha raccontato questa storia quando ho comprato delle pallottole puzzole da lui. Ce l'ha raccontata? Davvero, ma nel gioco? Non me lo ricordo. Bilton ha passato i giorni seguenti ad affondare la sua sofferenza in un mare di caramelle a Mielandia. Forse potreste trovarlo lì. Ottimo, Madame Rosmerta, grazie dell'aiuto. Forza, Tulip, andiamo. Prossimo obiettivo? Mielandia! E quindi non perdiamo altro tempo, ma andiamo subito a Mielandia per andare a fare la quarta parte. Esatto, di questa parte. Molto molto bene. Troviamo Bilton Bilms, che sarà presumo qui dentro, perché insomma dobbiamo trovarlo, scoprire che succede, nella prossima parte risolvere il suo problema, non riuscendoci, nella parte successiva riuscendoci e poi vittoria, presumo, una cosa del genere. Eccolo qua. Mielandia non dovrebbe essere un po' più grosso comunque, l'ho notato adesso, ma in teoria.
Ancora una prefrizzola, Flum. Lo sai che le amo. Mielandia sembra più vuota del solito. Forse è colpa della recensione di Hogsmeade di Rita Skeeter? Guardate. Guardate? Guardate chi? Guarda! C'è Bilton! Vediamo se riusciamo a parlargli. Non vuoi più servirmi? Va bene, allora andrò da Madame Piediburro a mangiarmi tutti i calderotti che voglio. Non posso crederci, due dei miei clienti preferiti, Rocky Balboa e Tulip Carasu. Scusatemi per le condizioni in cui mi trovo, sono piuttosto triste. Abbiamo trovato il suo biglietto sulla porta di Zonko. Chiuderà davvero il suo negozio? Temo di sì, mi dispiace deludervi, ma è meglio così. Lo fa per colpa della brutta recensione che ha scritto Rita Skeeter sul suo negozio? Tutte le altre attività di Hogsmeade non chiudono, perché la sua sì? Cosa ci importa di quel che pensa Rita Skeeter? Tutti amano Zonko. Sarebbe inaspettato se chiudesse. Pensavamo che lei amasse il suo negozio. Certo che sì, è la cosa più preziosa che ho al mondo. Ma c'è altro che mi preoccupa. La recensione di Rita Skeeter è solo l'inizio. Ah no, giusto, uno dei capitoli sarà parlare con la Skeeter e ucciderla. Poi risolvere il problema di Zonko e poi festeggiare. Che cosa sta succedendo? Che cosa l'ha convinta a lasciare l'attività? Oh, i motivi sono innumerevoli, ma non penso vi interessino. E invece purtroppo ci interessano. Lo scopriremo solo se ce lo dirà. Va bene, vi confesserò le mie preoccupazioni. Tanto non so cosa possa aiutarmi a questo punto. E quindi perdiamo 8 ore. No, no, 3 ore. Non ho un solo motivo per lasciare l'attività. Ne ho tantissimi. La recensione di Rita Skeeter è la punta dell'iceberg, anche se è stata proprio cattiva. Ha scritto: Zonko è reputato il centro del divertimento di Hogsmeade, ma in realtà è solo ridicolo. Come ha osato? Solitamente non mi lascerei turbare da commenti simili, ma non è l'unica cosa che mi preoccupa. Uno dei miei clienti preferiti ha smesso di passare. All'improvviso, gli affari vanno male. Ma una cliente non può smettere di passare per tantissimi motivi. Certo, e uno dei motivi principali è che nessuno vuole comprare la mia merce. Insomma, ho perso la capacità di far ridere le persone. Andre Hegwu rideva sempre delle mie battute e ora non sorride nemmeno. Ci deve essere un'altra spiegazione. Temo di no, tutto pare indicare che non sono più simpatico e non lo sono neppure i miei prodotti. Nessuno ha più tempo da dedicare le battute agli scherzi in questa epoca moderna, tanto vale gettare la spugna. Stai esagerando. Penso che stia esagerando. Cosa? Sto esagerando? Sì, penso che ci sia una spiegazione ragionevole per tutti i problemi che ha. Lo vorrei tanto, ma penso di non avere più speranze. Non può chiudere l'attività, signor Bilms. Chiamatemi Bilton, l'agente che amava mio padre, signor Bilms. Bilton non può chiudere l'attività. La sua scelta ha sorpreso tantissime persone. Non è da lei arrendersi così e noi possiamo aiutarla. Esatto, non deve soffrire da solo. Vi ringrazio che vi preoccupate tanto per me, ma temo che non possiate fare nulla per farmi cambiare idea. Se avete bisogno di me, mi troverete riverso a terra, sul pavimento del mio negozio. Lascerò la porta aperta se volete passare a farmi visita. Bene, ho deciso, risolveremo tutti i suoi problemi e l'aiuteremo a tornare il Bilton Bilms di un tempo. E quindi, ragazzi, abbiamo completato la prima parte e siamo pronti per andare a fare la seconda parte. Tu e le tue amiche, le mie amiche, iniziate ad affrontare i problemi di Bilton per risolverli. Riuscirai a verificare la veridicità delle affermazioni terribili fatte nella recensione di Rita Skeeter e trovare la cliente che non passa più da Zonko? E questo lo andremo a fare nella prossima puntata. Quindi ora è finito il video e ragazzi, quindi abbiamo scoperto ora in questa parte andremo a parlare probabilmente con la Skeeter, con questa cliente, eccetera. E poi nella prossima andremo effettivamente a risolvere i problemi di Zonko per poi arrivare all'ultima parte dove ci sarà l'apice del top, dove andremo a festeggiare probabilmente la vittoria e quindi la riapertura di Zonko. E cose così. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Potato Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Che altro dire, fatto il misgatto. Mamma!
Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!